Sì, questa sera ci incontriamo con gli agricoltori, è uno dei numerosi incontri che ho fatto in queste settimane, perché credo che tra i problemi fondamentali che ha questo territorio è proprio quello che vede l'agricoltura ormai lasciata a se stessa. Come sappiamo, la nostra provincia è tra le province più vitate e quindi ha bisogno di far ricrescere questo settore, solo perché facendolo crescere si può ritrovare la forza dell'economia. Voi sapete che se un'economia non funziona, se l'economia non va bene, è chiaro che poi non si possono comprare cose, i nostri figli non possono studiare e quindi c'è una difficoltà generale per il territorio. E come sapete, negli anni passati l'agricoltura in questa provincia è stata il fiore all'occhiello, non soltanto per la qualità dei prodotti che poi hanno ricevuto la DOP, la DOC e l'IGP, ma perché proprio riuscivano a viverci, a far vivere le famiglie, a farle progredire. Adesso invece vivono di sussidi, di sostentamenti e poi non arrivano nemmeno quelli giusti quando succedono delle calamità naturali. Come sapete, hanno fatto questa domanda per poter avere la calamità della siccità e invece non è arrivata. E non è possibile, non si può stare ad aspettare anni e anni, perché nel frattempo le aziende finiscono per morire per mancanza di finanziamenti, perché ogni anno poi tu devi reinvestire nell'azienda per poter portare avanti le culture e farle diventare poi il risultato, cioè il frutto di queste culture. Quindi è importante che si faccia una politica mirata che riesca realmente a interessarsi di quello che è l'agricoltura, di quello che è il nostro patrimonio. Noi come patrimonio abbiamo questo ed è inutile che facciamo finta di guardare altrove. È chiaro che non possiamo più delegare ad altri anche il prodotto finale, perché se si vende il mosto a produttori e diciamo gli imprenditori e proprietari di cantine del nord, che poi invece sono più bravi non solo ad imbottigliare perché riescono ad avere più quantità di bottiglie da portare nel mercato, ma perché proprio hanno fatto una politica di marketing, sono riusciti ad affermare il loro nome e perché magari sono stati anche capaci di cooperare, cosa che in Sicilia è stato quasi impossibile perché c'è un po' una mentalità individualista che andrebbe anche cambiata. Ecco, se noi diamo il nostro mosto, che è un mosto di grande valore, di grande significato, perché come sapete è gradazione alta, loro riescono a tagliare quei loro vini insignificanti e a farli diventare dei vini da portarli sulla tavola e ci fregano. Allora noi dobbiamo mirare ad imbottigliare nel nostro territorio, quindi a far crescere questa produzione, e non è giusto che il prezzo lo facciano le cantine o comunque chi compra il vino, chi compra prima di tutto l'uva, e credo che l'uva debba essere pagata con un prezzo che si stabilisce a monte, perché è veramente indecoroso che l'agricoltore non riesca a prendere nemmeno i soldi che ci ha speso, perché ogni anno alla fine insomma il prezzo che viene pagato delle uve è veramente insignificante, quasi una miseria. Insomma, io credo che dobbiamo cambiare tutto il sistema politico da questo punto di vista rispetto all'interesse che dovremmo rivolgere al settore agricolo. E naturalmente stiamo parlando anche questa sera della bonifica, perché i consorzi di bonifica, così come sono concepiti, diventano una palla al piede per gli agricoltori, perché pretendono di essere pagati anche con tasse che sono triplicate e poi non danno i servizi. Uno dei servizi fondamentali non è soltanto, e non lo fanno, quello di proteggere il territorio. Alla fine i veri protettori del territorio sono gli agricoltori, che attraverso le piantagioni tengono il terreno coltivato e quindi impediscono il flusso delle acque, anche se danno piove sempre di meno, però d'inverno quando piove tutti insieme diventa un problema. Ecco, non fanno niente, perché dovrebbero fare gli invasi per poter far sì che le acque poi ci sono, dovrebbero aggiustare la rete idrica che butta acqua da tutte le parti, meno che nei campi. Quindi ci sono una serie di cose che vanno riviste e vanno riviste con serietà. Ora la politica si mette in testa essenzialmente di diventare seria, ovvero di non tenere questi carrozzoni aperti soltanto per mantenersi dei voti a persone che vengono pagate bene ma che non fanno il loro dovere. Credo che la politica seria debba invece mirare a mantenere meno carrozzoni possibili e quelli che ci sono farli
togliere da carrozzone e farli diventare invece volano, per dare la possibilità a chi in questo territorio opera con le proprie imprese da poter crescere. E attraverso questo cresce anche il futuro per i giovani. Questa terra è una terra che non ha più futuro. Voi avete visto che hanno votato nel Veneto l'autonomia. Bene, loro chiedono l'autonomia fiscale, cosa che il governo in questo momento si sta opponendo e non vuole riconoscergliela. Ma se continuano con questa forza, con questa capacità, con questa coesione che riescono ad avere, riusciranno ad ottenere l'autonomia fiscale. Questo significa che noi, che l'autonomia ce l'abbiamo dal 48 e che non l'abbiamo messa in atto, sono 71 anni per la precisione di autonomia siciliana, e non l'abbiamo messa in atto, significa che noi stiamo dando le nostre risorse all'Italia. L'Italia finirà per impoverirsi perché il Nord non intende dargliele, e noi saremo una terra che perderà sempre di più. E questo veramente sarà pericoloso. E già c'è un gap tra il Nord e il Sud, perché come avete visto noi abbiamo già l'aeroporto, che insomma abbiamo problemi perché il vettore che c'era per i patti che non sono stati mantenuti sta togliendo un sacco di tratte, e anche quelle che ha mantenuto come Milano ci sono delle corse ogni tanto, cioè nel senso durante la settimana 2-3 corse, non è più quelle 2-3 al giorno che invece c'erano prima. Ci abbiamo il problema annoso, vabbè, del porto, che voi sapete che non è stato fatto, ma abbiamo anche il grande problema che questo territorio sta perdendo la parte importante, cioè i cervelli, i giovani che sono costretti ad immigrare, ad andare via, perché qui non trovano lavoro. Questo non può essere. Allora, voi pensate che i politici sono tutti uguali? Non è vero. I politici sono delle persone, e le persone sono ogni persona diversa dall'altra. Ognuno porta con sé i propri valori, la propria cultura, le proprie capacità, le passioni, e quindi se una persona ha veramente voglia di impegnarsi per quel territorio, perché lo sente veramente suo, perché vivendoci ritiene di dover fare qualcosa, perché quello che conta è rimanere anche nella storia come persona che è stata capace di fare quello che serviva in quel territorio, beh, è ben diversa da chi invece vuole solamente freggiarsi di un nomignolo che può essere quello di onorevole. Io vi prometto e vi assicuro che per me l'impegno sarà forte, deciso e costante. Come adesso sto sentendo gli agricoltori, sono disposta a sentire tutte le categorie e insieme stilare dei progetti per far rinascere questa nostra terra, tenendo conto che noi diamo tanti soldi all'Unione Europea con le nostre tasse e invece non li riprendiamo. A ogni nazione spetterebbero dei soldi, ma noi non siamo capaci di accedere ai bandi, non siamo capaci di fare dei progetti, e senza progetti o con progetti sbagliati l'Unione ce li boccia, e questi soldi se li prendono gli altri. Quindi mentre gli altri stanno progredendo, io vedo la Spagna che era molto al di sotto di noi. Se voi per qualche motivo siete andati in Spagna o per vacanza o per lavoro, vi accorgete la differenza che c'è. La Spagna è progredita e noi stiamo andando sempre più indietro come nazione e come regione. Allora ci vogliono persone credibili, persone coerenti, perché solamente attraverso la credibilità e la coerenza noi possiamo fare qualcosa di buono, tenendo conto che nessuno è una scienza o un'onnipotenza. Bisogna lavorare insieme con il territorio, con tutte le sinergie, fare i tavoli di confronto, avere l'umiltà di confrontarsi con i giovani, con i cittadini tutti, con gli imprenditori, con gli agricoltori, con i pescatori, con chiunque, perché solo attraverso l'incontro e la sinergia si tirano fuori delle cose che servono. Perché non è che noi possiamo sapere tutto e conoscere tutto, ma se abbiamo l'umiltà, la bontà, il buon senso, la voglia di stare nel territorio, con il territorio, riusciremo a vincere questa battaglia. E io ci conto. Alle elezioni regionali del 5 novembre 2017 scrivi Patrizia Paganelli. Patrizia Paganelli, una giornalista determinata, coraggiosa, sempre in prima linea, impegnata nel sociale e contro la violenza sulle donne. Patrizia Paganelli, candidata nella lista Sicilia Futura, con Micari Presidente.